siamo inseriti nel programma di evangelizzazione che tiene il cappellano della carcere, Padre Jorge. La situazione dentro è terribile. La carcere tiene una capacità di 1900 persone e la ultima volta che io sono entrato lì c'erano 4700 persone. È come un concentrato di tutti i problemi che si incontrano nella Colombia. Ci sono i guerriglieri, ci sono i paramilitari, c'è la delinquenza comune, c'è la corruzione, c'è tutto questo. E con loro e con il cappellano stiamo realizzando un programma che aiuti a formare a valori, perché quando le persone escano di lì possano come ricominciare a vivere. E l'altro problema è il problema delle mogli. La domenica è giorno di visita femminile, entonces le mogli, le fidanzate, le figlie arrivano alle 4 della mattina per poter entrare alle 8 e fa freddo alle 4 della mattina. E fino a poco tempo fa dovevano entrare portando i soldi. Chiaro che se uno non tiene i soldi deve cercare una maniera per entrare con i soldi. Queste persone ti aiutano a capire qual è il senso del Vangelo. Forse noi nella nostra Europa etichettiamo queste persone, le chiamiamo prostitute, però senza chiederci il perché. Molte volte il perché viene da una situazione economica o da una situazione sociale, politica, che non permette che queste persone possano crescere come persone. Forse dovremmo imparare a giudicare di meno e a cercare le cause che portano a queste situazioni. Porque me encuentro en esta actividad en este momento, sí, pues, debido a que en algún tiempo. Per spiegarti perché mi trovo in questa situazione, posso iniziare da 15 anni fa, quando ad un certo punto della mia vita mi trovai senza lavoro. Ero contadino nella regione dell'Arauca, ma la guerra mi ha costretto a lasciare tutto e a venire a Bogotà. Sapevo dell'esistenza del riciclaggio e cominciai a considerarlo come una possibile fonte di sussistenza. Tenía conocimiento de esto de que decían el reciclaje, sí, como una forma de vida, como una forma de existencia. L'inizio fu difficile, perché alcune volte non sapevo dove andare. Mi ritrovavo proiettato nel mondo della strada, della sporcizia, dell'immondizia. Poi c'era il problema con la polizia, che colpisce tutti noi che viviamo per strada, senza distinzioni. Posso dire che essi generalizzano. Non ci puoi fare niente. Quando ti incontrano e non ti conoscono, ti prendono e ti portano dentro qualche giorno. Generalizzano. Pensano sempre che sei un bandito. So di persone che conoscevo che sono state prese e portate via, e da allora non le ho più viste.
arrivano tutto in una volta e quando si fissano è una vera e propria persecuzione. In questo momento si dice che la vita è dura, tanto più lo è la vita di strada. Però grazie a Dio sono arrivato a 45 anni vivendo in strada gli ultimi 15 e non ho mai avuto inconvenienti gravi. Grazie a Dio. Grazie a Dio.